Benvenuti o bentrovati all'interno di questo canale video. Dopo essermi ripreso dalla crisi asmatica di tosse, più che altro, più che asmatica di tosse, la crisi di tosse presa nel video precedente, se state seguendo il percorso dei video fino adesso pubblicati su questo canale, mi sono ripreso e fin qui tutto a posto. Quello che adesso conta veramente ascoltare in questo video è la pagina 22 del racconto di febbraio, quindi crisi asmatica chiusa, iniziamo con la pagina. Buon ascolto e buona lettura. Al sentire quella frase, la moglie capì di aver sproloquiato e si mise a sedere sulla sedia più vicina, zitta e muta. Il padre di Aldo si prese cura di Filippo fino a che non riebbe i sensi, e in quel momento capì di essersi sempre sbagliato verso quell'addetto di commercialista. Aveva sempre visto un problema in quella relazione, perché due uomini al massimo possono essere amici, non amanti. In quel momento vide in Filippo una persona che aveva cercato in suo figlio l'altra metà della sua mezza mela, e non qualcuno da salotto, un pupattolo da prendere e poi abbandonare in mezzo alla strada. Avrebbe voluto dire a suo figlio che si era sbagliato su Filippo. Avrebbe perfino voluto iniziare un dialogo con quel cosiddetto genero troppo lungamente disprezzato. Ma non era più il tempo. Adesso la preoccupazione era Aldo. Volle comunque essere d'aiuto al genero e gli chiese se aveva bisogno di qualcosa. Filippo aveva ancora le chiavi della macchina in mano quando svenne, e anche se poteva sembrare una questione spicciola, chiese al suocero di occuparsi della sua macchina, praticamente lasciata in mezzo alla strada per correre dal suo amato. Gli spiegò quale fosse e gli chiese di trovarle una sistemazione. Se fosse necessario, avrebbe dato al suocero i soldi per il parcheggio sufficienti per una settimana. Ma venne rassicurato che lui conosceva, non molto distante, una piazzola dove lasciare l'automobile quando volesse. Si trattò di una rassicurazione momentanea, visto che la multa l'aveva presa, come gli raccontò il suocero, riconsegnandogli le chiavi della macchina. Ma almeno una cosa era a posto, il resto stava accadendo sul tavolo operatorio. Dopo 3 ore dall'arrivo di Filippo, il chirurgo che aveva operato Aldo cercò della sua famiglia per parlargli dell'operazione. Filippo non avrebbe potuto ascoltare, ma i genitori dissero che poteva e quindi il dottore si mise a spiegare. Aldo aveva addosso una massa tumorale che stava scavalcando la sacca dello stomaco. Si poteva dire che era stato preso appena in tempo, perché lo scavalco del tumore era piccolissimo e la parte di stomaco tagliata non ha rovinato l'organo. Aldo avrebbe potuto mangiare come se nulla fosse successo. Ma c'era un ma. La massa tumorale si era espansa nell'organismo come una tela di ragno, cioè in tutte le direzioni possibili. Con l'operazione avevano tolto un buon 90% del tumore, per il restante non avevano potuto fare molto, se non creando delle lesioni interne agli organi circostanti. E quindi il paziente, concluso il dottore, avrebbe dovuto contare per la sua sopravvivenza sul livello più alto di cure post-operatorie. Ma si salverà? Chiese implorante Filippo al medico. Come avete potuto ascoltare, la situazione non è delle migliori. Ma si salverà? Domani soltanto potremo saperlo ascoltando e leggendo insieme la pagina 23. Io lo so perché l'ho scritto, però ascoltando la pagina 23 e leggendola anche potete sapere voi come andrà a finire la storia. Vi saluto e vi auguro buona serata, essendo adesso sera per quanto mi riguarda, e buona giornata se vi troverete domani mattina o in mattinata a vedere questo video, o anche tartagliato. Ciao ciao.